Allora, buongiorno e benvenuto a Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, in collegamento Skype è rimasto con noi anche Giancarlo Loquenzi, il conduttore di Zapping su Rai Radio 1. Ultimissime notizie, gli appelli dei vari ministri delle finanze europei perché si trovi il senso di responsabilità, perché si trovi un accordo all'Eurogruppo sul MES, il Fondo Salva Stati, e sulle possibilità di questi Eurobond, che però sembra lontana. E Gentiloni, c'è un appello adesso di Gentiloni, commissario europeo all'economia, che dice che la Commissione anche richiama al senso di responsabilità. Gli olandesi stanno bloccando l'ipotesi di un MES senza condizioni. A un MES senza condizioni o con le condizioni si oppone anche il governo italiano, come abbiamo sentito per bocca del Presidente del Consiglio in conferenza stampa l'altro ieri. E volevo sapere da Cottarelli che cosa c'è di tanto negativo per l'Italia nell'utilizzo del Fondo Salva Stati. Perché no, secondo lei? Cos'è pericoloso? Ma credo che siamo, sia noi che gli altri, siamo un po' prigionieri della storia. Perché? Perché il MES viene associato all'austerità, perché in passato è stato introdotto insieme all'austerità. Non deve essere necessariamente così, appunto ci possono essere delle condizioni formali, delle condizioni che riguardano l'uso dei fondi in modo appropriato. Diciamo, il Nord Europa pure è prigioniero della storia perché il termine Eurobond 10 anni fa era stato proposto, gli Eurobond erano stati proposti per mutualizzare il debito, cioè per mettere insieme il debito passato, cosa che il Nord Europa ritiene accettabile, che anch'io la trovo un po' strana perché ognuno è responsabile per il debito che ha creato. Questa è una situazione diversa. Però siamo tutte e due prigionieri, diciamo tutte e due, sia il Sud che il Nord Europa sono prigionieri di questa storia, di questa situazione che si è creata in passato. Una cosa però vorrei sottolineare, perché continuo a farlo, al momento il sostegno principale all'Italia e al finanziamento dell'Italia viene dalla Banca Centrale Europea, che quest'anno dovrebbe finanziare stampando soldi interamente il deficit pubblico italiano. E ne avanzerebbe anche qualcosa per comprare già i titoli che sono in circolazione. Per cui la questione degli Eurobond rimane importante, ma è molto meno importante di quanto era prima che la Banca Centrale Europea annunciasse questo enorme aumento degli acquisti di titoli di Stato di tutti i paesi europei, compresi dall'Italia. E qual è la differenza tra gli Eurobond, così poi ci sono i Corona Bond, quindi evidentemente immagino che sia limitati soltanto diciamo, all'emergenza coronavirus, quindi soltanto su quello, ma a questo piano c'è ancora un'altra proposta, di quella mi sembra che si stia discutendo, cioè di inserire nell'accordo finale di questo Eurogruppo un richiamo a recovery bond, cioè a un piano generale di ripresa, immagino. Ma la Che sostanza, cosa c'è di diverso? allora, bisogna distinguere tra quelli i vari nomi, Eurobond, Corona Bond, Recovery Bond. La sostanza però è abbastanza semplice. Si prendono soldi insieme, si prendono a prestito dei soldi in comune emettendo dei titoli sul mercato, magari sarebbero in parte comprati anche dalla Banca Centrale Europea, e con questi soldi si decide insieme che cosa fare. Questo dovrebbe essere un principio che si applica a tutte queste diverse forme di raccolta. Si prendono i soldi insieme, a prestito si decide insieme come utilizzarli. Quanto è diverso rispetto a un MES? Il MES cosa succede? Si prendono i soldi a prestito insieme, perché questo è quello che farebbe il MES, e poi li si dà ai singoli paesi, però li si dà con certe condizioni. Allora, se le condizioni riguardano soltanto come usi quei soldi, beh, allora la cosa non è molto diversa da emettere titoli insieme e poi decidere insieme che cosa farne. Ci sarebbero delle differenze. Il MES richiede, per esempio, che ci sia una valutazione della sostenibilità del debito, ma non posso pensare come adesso, non posso pensare assolutamente che in questo momento il MES concluda che il debito italiano vada ristrutturato. Questo mi sembra una follia. Quindi, nella sostanza, le due cose potrebbero avvicinarsi. Ma di nuovo siamo prigionieri dei termini e della nostra storia, come spesso avviene in Europa purtroppo.
Giancarlo Loquenzi diceva prigionieri della storia, il governo Conte e Gualtieri in questo caso, perché lui all'Eurogruppo, alla riunione dei ministri delle finanze, sono prigionieri di un veto 5 Stelle, di una concorrenza con la Lega sul euroscetticismo perdurante. Sono prigionieri di tante cose. Noi in 2 mesi di dibattito, ve lo ricorderete, all'inizio dell'anno abbiamo trasformato il MES in una cosa tossica, in una cosa che non si può toccare, chiunque ci si avvicina si avvelena, e quindi adesso uscire da questa narrazione per cui il MES distrugge i risparmi degli italiani, deruba i depositi bancari degli italiani, vende l'Italia all'incanto, è difficile tornare indietro dopo averlo predicato, e tra l'altro averlo predicato anche il Presidente del Consiglio Conte lo ha fatto quando doveva mediare tra la sua maggioranza, tra la maggioranza del Conte primo, quindi con Salvini e i 5 Stelle in prima linea del governo. E quindi siamo prigionieri di questa narrazione in un momento invece in cui il MES, se dovesse essere come alcuni paesi pensano dovrebbe essere, cioè con delle condizioni legate soltanto al modo in cui si dovrebbero spendere i soldi tirati da quel fondo, non sarebbe, come diceva Cottarelli, tanto differente da un Eurobond. Tra l'altro Conte è in contraddizione, l'altra sera in conferenza stampa ha detto che il MES è uno strumento vecchio, obsoleto, che non è all'altezza dei tempi, che bisogna inventarsi cose nuove. 15 giorni prima su Financial Times aveva dato un'intervista solenne in cui diceva è il momento in cui il MES dispieghi tutta la sua potenza di fuoco. Possibile che in 15 giorni il MES sia invecchiato al punto da rendere uno strumento inutilizzabile? È evidente che è tutta una questione politica. Politicamente però il mandato, scusami, politicamente il mandato è molto vincolante anche per Gualtieri e per il PD, perché lui oggi, anche nel, diciamo, in quello che è trapelato evidentemente da Palazzo Chigi e riportato per esempio da Repubblica, la linea, ma l'abbiamo sentito in conferenza stampa, la linea data a Gualtieri è devi dire di no e basta, no MES, sì. Ma è questo, però, diciamo, il problema del governo italiano è proprio questo, cioè non si capisce qual è il suo punto di caduta. Che cosa vuole ottenere? Io non capisco perché il Corona Bond sì e il MES no. L'opposizione dice, anche qualcuno del governo dice, il MES no perché è debito. Ma tutto il resto di quello di cui stiamo parlando non è debito. Ecco, vorrei, bond non sono debito. Vorrei chiederlo i titoli di Stato che compra la BCE non sono debito. Il sistema SURE, che è questo sistema che consente di prendere dei soldi dall'Europa per pagare la cassa integrazione, sono tutti soldi a debito. Allora il governo dovrebbe uscire dall'ambiguità, perché dai toni con cui parla sembra che l'Italia sarebbe d'accordo soltanto ad avere una sovvenzione, una regalia, un dono, qualcosa che non dovremo mai restituire. Allora se questa è la posizione dell'Italia, è ovvio che è una posizione fantasiosa e, sentiamo, e non ci si può nemmeno sedere al tavolo, certo, con una posizione di questo genere. Cottarelli, no? Su questo, sul debito, che poi significa dopo, perché è chiaro che tutto viene fatto a debito, adesso arriviamo anche al decreto per le imprese che è stato appena varato, di cui però non c'è ancora il testo ad oggi. Prego Cottarelli. No, si potrebbe fare un meccanismo che non comporta, almeno nominalmente, un aumento del debito dei singoli paesi. È la proposta che abbiamo fatto io, Enrico Letta e Giampaolo Galli qualche giorno fa. Un ente europeo emette i soldi, emette dei titoli, li raccoglie, si decide insieme come farli. Poi i soldi possono essere, siccome sono programmi comuni, per esempio programmi di investimento comuni, possono anche essere, tra virgolette, regalati ai paesi, però poi chi li rimborsa quel prestito? Ci dovrebbero comunque nel corso dei prossimi 30-50 anni dei pagamenti in senso inverso da parte dei paesi al centro, a chi ha emesso questi titoli. Quindi formalmente non sarebbe un debito, non farebbe aumentare il debito dei singoli paesi, però la sostanza rimane. Non siamo nel caso del piano Marshall, dove effettivamente i soldi venivano, tra virgolette, regalati, anche se con condizioni, perché lì c'era un ente esterno, gli Stati Uniti, che davano soldi. Qui all'interno dell'Europa non ce li dà nessuno i soldi, quindi è chiaro che alla fine devono essere, sono tutte transazioni che riguardano l'interno dell'Europa. Poi anche il piano Marshall era venuto con un po' di condizioni, perlomeno politiche, c'erano le condizioni, una condizionalità politica almeno c'era anche per il piano Marshall.
Senta, ma per quello che sarà dopo, cioè per contenere il debito in una fase successiva che evidentemente andrà aumentando, si sono affacciate ipotesi anche, come dire, di cose che hanno sempre spaventato, per esempio una patrimoniale. Lei pensa che sarà inevitabile a un certo punto, a prescindere, diciamo, da questa contesa, quindi uscendo dalla contesa dell'Eurogruppo e rientrando a casa nostra? No, non credo. Bisogna capire una cosa che è sfuggita a molti, cioè che quest'anno, come ho detto, tutto il debito viene, tutto il deficit pubblico viene finanziato interamente dalla Banca Centrale Europea e anche di più. Alla fine di quest'anno il debito pubblico italiano detenuto dal mercato, rispetto alla dimensione, anche rispetto alla dimensione del PIL, nonostante la caduta del PIL, non sarà aumentato. Adesso stiamo facendo dei calcoli per confermare questo, usciremo nei prossimi giorni. Quello, il rischio allora è che per un motivo o per l'altro, a un certo punto, tutti questi soldi che si sono stampati causi un aumento dell'inflazione in Europa, e a quel punto magari noi l'inflazione starà pure bene, ma i tedeschi no, e quindi ci sarà la necessità di stringere la politica monetaria e vendere sul mercato questi titoli di Stato. Non credo che questo avverrà, se, avverrà presto. Per cui il debito aumenta in termini, diciamo, di statistiche, però grazie all'intervento della Banca Centrale Europea, e finché questo non ha effetti inflazionistici, noi siamo addirittura un po' più protetti di quanto eravamo prima rispetto all'instabilità dei mercati finanziari, perché una quota molto più elevata del nostro debito sarà nelle mani della Banca Centrale Europea. Non sto dicendo anatemi, cioè adesso Cottarelli dice che bisogna sempre finanziare il deficit pubblico stampando soldi. No, in questa circostanza è possibile, e poi bisogna vedere che succede agli sviluppi inflazionistici nei prossimi anni. Chiaro. Allora, sul decreto imprese, qual è la sua valutazione? È sufficiente nel suo volume? Quali sono le criticità? Se ci sono, a parte un testo che, per l'appunto, lo ripeto, non c'è, invece che è piuttosto importante che ci sia. No, il problema è proprio quello, perché bisognerebbe capire i dettagli di questa cosa. Per esempio, chi fa la valutazione del credito? La fa la SACE, lo fanno le banche. E i dettagli sono importanti. In termini di dimensione è abbastanza rilevante, non tanto quanto fatto per esempio da altri paesi, però rispetto alla dimensione dell'Italia è abbastanza rilevante questo pacchetto. Bisogna vedere i dettagli del provvedimento, e poi bisognerà vedere l'implementazione pratica, se la burocrazia statale non, in qualche modo anche la burocrazia delle banche non mette troppi bastoni di tale ruote per un intervento che sia rapido. L'intervento è importante, molto importante, deve andare nel modo più liscio possibile. Giancarlo Loquenzi, c'è un'intervista al ministro Patuanelli, il Corriere della Sera di oggi, che dice che la SACE, l'agenzia sulla quale c'è stato il grande scontro politico tra Movimento 5 Stelle e PD, può essere l'inizio di una nuova IRI. Lo dice in modo molto esplicito. Un altro pezzo su Repubblica, mi sembra, o La Stampa, non lo ricordo in questo momento, un'intervista a Laura Castelli, viceministro, anche lei dice siamo a buon punto con la costruzione di questa nuova IRI. Insomma, che effetto ti fa? È una buona cosa? Ti chiedo solo di essere sintetico, perché così lo chiedo anche a Cottarelli. No, per tanto tempo, per tanti anni, diciamo, la completa ristatalizzazione, ricentralizzazione dell'economia italiana è stato il sogno proibito del Movimento 5 Stelle e di buona parte anche della sinistra. Adesso, diciamo, sotto la copertura ideologica del coronavirus, questa cosa sembra a portata di mano. Ovviamente a me fa un effetto pessimo, perché, diciamo, nella storia d'Italia non si danno grandi record di gestione statale dell'economia che abbiano avuto successo. Quindi riportare sotto l'ala del governo, sotto l'ala della politica, tra l'altro detto da un movimento antipolitico, questa grande festa per rimettere sotto il controllo politico tutte le leve produttive del paese, mi sembra anche in contraddizione. Mi sembra questo invece un momento in cui bisogna veramente scatenare gli spiriti animali dell'imprenditoria. Gli imprenditori sono stati chiusi in gabbia anche loro, impediti di lavorare. Se bisogna ripartire ci vuole un salto elastico incredibile, che deve essere fatto di creatività, di voglia di ricominciare, di libertà d'impresa, di eliminazione di tutti i vincoli.
mettere tutto sotto la campana di ferro dello Stato mi sembra l'opzione più difficile. Cottarelli. Posso dire una cosa sul decreto? Sì. Posso dire una cosa sul decreto rapidissima? È sempre la stessa storia. L'emergenza coronavirus non cambia. Si litiga per due giorni nel Consiglio dei Ministri, si trova un mezzo accordo, si fa una grande comunicazione solenne su questo mezzo accordo, poi si rinvia tutto, si trova l'altro mezzo e finalmente si pubblica la norma sulla Gazzetta Ufficiale. Questo è il percorso che si è sempre fatto: litigio, mezzo accordo, conferenza stampa solenne, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro, quindi i giornali sono costretti a riportare soltanto le parole del governo e del Presidente del Consiglio e non possono studiare le carte, poi con calma si mettono a punto il resto, chiaro, salvo però... intese, no? Sì. Qui c'è un problema serio, 400 miliardi, tutti parlano di 400 miliardi, ma quanti saranno i soldi veri posti a base di questi 400 miliardi di garanzie, non di soldi messi nel certo, sito, perché i soldi poi quanti andranno... Quanti metteranno di soldi veri per reggere i 400 miliardi di garanzie? Cottarelli... 7 miliardi, mi sembrano un po' pochini. Cottarelli, Sace come Iri e le osservazioni di Loquenzi telegrafico. No, sono d'accordo con quello che dice Loquenzi riguardo questa cosa, che non si sa ancora quanti soldi veri si mettono dentro, un po' strano, molto strana questa cosa. Sull'Iri, la partecipazione dello Stato nell'economia, ma io non vedo niente di strano il fatto che in via temporanea, in una situazione di emergenza, lo Stato prenda delle partecipazioni nell'economia. È successo anche negli Stati Uniti con l'industria automobilistica. La questione è se poi rimane nell'economia passata l'emergenza, perché a quel punto non credo che lo Stato abbia nessun vantaggio comparato, per esempio, a costruire automobili o a fare gelati o fare qualche altra cosa che dovrebbe fare invece il settore privato. Grazie a Carlo Cottarelli, mi sembra però che nelle intenzioni di Patuanelli sia una riforma, come dire, duratura, non che sia un fatto strutturale quello di trasformare gli utilizzi. E questo mi preoccupa un po'. Questo poi restituisce. E preoccupa Cottarelli. Ne parleremo ancora, soprattutto sentiremo se il Partito Democratico è tutto d'accordo su questa ipotesi. Linea Andrea Pancani, Coffee Break, grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, buona giornata.